Bene, ben ritrovati. Video per le classi seconde, corale di Bach a pagina 140 del libro di storia, libro blu, libro B. Allora, qui abbiamo già diviso in pezzettini. Ricordo che l'inizio in levare si conta sempre fino a 3 e poi si parte. Ricordo anche che praticamente ogni pezzettino è costituito da due battute, lasciando libera l'ultima nota di ogni seconda battuta. Per esempio, il primo parte da capo e arriva nella seconda battuta tra le note Mi e Si. Il secondo parte da qui e arriva nella quarta battuta prima del Mi finale. Vedete che c'è il La da 3 e poi il Mi finale, eccetera, eccetera. Si prosegue sempre in questo modo. Se non l'avete ancora fatto, mettete una virgoletta appunto ogni due battute prima dell'ultima nota. Poi la partenza viene sempre in levare contando 3. Qui diamo per scontato che l'abbiamo già studiato insieme e quindi partiamo soltanto a ripassare la posizione muta e poi il suonare. Pronti? Posizione muta. 1, 2, 3, Mi, La, Sol, Fa, Mi, Re, Mi. Suoniamo. Meglio, la professoressa suona, io vi dico le note mentre voi suonate insieme a lei. 1, 2, 3, Mi, La, Sol, Fa, Mi, Re, Mi. Ok. Secondo pezzettino, andiamo avanti. Posizione muta. 1, 2, 3. Si, do, do, si, la. Suonate insieme alla professoressa. 1, 2, 3. Si, do, do, si, la. Ok. Adesso mettiamo insieme questi due pezzettini, partiamo da capo, suonate insieme alla professoressa e io vi dico le note. Da capo questi due primi pezzettini. 1, 2, 3. Mi, La, Sol, Fa, Mi, Re, Mi. Si, Do, Do, Si, La. Ok. Adesso possiamo notare che il pezzettino numero 3 e il numero 4 sono uguali all'1 e al 2. Controllate pure. Quindi possiamo partire da capo e arrivare fino alla terza battuta della seconda riga. Sono due pezzi uguali. Come prima suonate insieme alla professoressa e io vi pronuncio le note. 1, 2, 3. Mi, La, Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Si, Do, Do, Si, La, Mi, La, Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Si, Do, Do, Si, La. Bene, adesso comincia la seconda parte della canzone. Vedete infatti che qui troviamo una doppia sbarretta. Non vuol dire che la canzone è finita, vuol dire che comincia la seconda parte, naturalmente preceduta sempre da una nota in levare. Quindi siamo sul pezzettino numero 5, le ultime due battute della seconda riga. Ritmo, no, scusate, no, ritmo, posizione muta. 1, 2, 3. Do, Si, La, Sol, La, Si, Do, Do. Suonate con la professoressa. 1, 2, 3. Do, Si, La, Sol, La, Si, Do, Do. Proseguiamo quindi dall'ultima nota della seconda riga fino alla seconda battuta dell'ultima riga. Posizione muta. 1, 2, 3. Sol, La,
Sol, Fa, Fa, Mi. Suonate. Un, due, tre. Sol, La, Sol, Fa, Fa, Mi. Ok, e adesso siamo nell'ultima riga. Siamo nel pezzettino numero 7, quindi alla terza e quarta battuta, con il ritmo e la posizione muta. Un, due, tre. Do, si, do, re, do, si, la, si. Suonate con la professoressa. Un, due, tre. Do, si, do, re, do, si, la, si. E ora l'ultimo pezzettino, posizione muta. Un, due, tre. Mi, fa, mi, re, sol, mi. Suonate. Un, due, tre. Mi, fa, mi, re, sol, mi. Bene, prima di fare da capo, facciamo una volta solo la seconda parte. Quindi, da dove c'è la doppia stanghetta nella seconda riga, naturalmente dal Do che c'è appena prima. Pronti? Suonate con la professoressa. Un, due, tre. Do, si, la, sol, la, si, do, sol, la, sol, fa, fa, mi. Do, si, do, re, do, si, la, si, mi, fa, mi, re, sol, mi. Benissimo, è il momento di provare a fare tutta la canzone adesso da capo per intero. E qui il brano, se avete già fatto l'ascolto, è molto tranquillo, molto, a volte viene eseguito anche fin troppo lentamente. Noi lo facciamo una via di mezzo, molto tranquillo, senza esagerare però. Da capo si parte al 3. Un, due, tre. Mi, la, sol, fa, mi, re, mi, si, do, do, si, la, mi. La, sol, fa, mi, re, mi, si, do, si, la, do, si, la, sol, la, si, do, sol, la, sol, fa. Fa, mi, do, si, do, re, do, si, la, si, mi, fa, mi, re, sol, mi. Bene, questo è quanto. Arrivederci al prossimo video.